Il porco squartato, io la vaca squartato, assassino, sono la parola di porcata, povero porco mio, sono la parola di porcata, mio figlio Nicola lo chiamava, Nico, e gli veniva a mangiare il pane sul palmo della mano, era... Più intelligente di un uomo! Più intelligente di un uomo? Era dunque magro il suo maiale di co! Ma quale magro? Che pensava più di un guindale che... Allora mi scusi, le pare che potesse essere davvero più intelligente di un uomo? Perché? La grassezza che è? Indice di mancata intelligenza? E io allora? Ma che c'entra lei, signor Lavaccara? Come? Peso anch'io più di un quintale, sa? Sì, signor Lavaccara, ma lei d'altra specie, uomo. Che vuol dire questo? Che quando le mangia, col bell'appetito che Dio le conservi sempre, le mangia per sé, mica ingrassa per gli altri. Eh già. Mentre il maiale crede di mangiare per sé, è ingrassa invece per gli altri. Abbiamo il caso che lei, signor Lavaccara, mi scusi, con la sua bella intelligenza, fosse un porco. Mangerebbe lei? Io no, vedendomi portare quell'enormità da mangiare, io grugnerei, direi, mix, ringrazio signori, ma se volete, mangiatemi magra. Appunto, un maiale che sia grasso vuol dire che questo non l'ha capito. E allora, si conservi, signore Lavaccara, non ci pensi più. Non diciamo. Ma di certo non era intelligente. Ma come può un povero animale sapere che gli acci lo fanno ingrassare per loro? Perché un porco può mai sapere che viene fatto ingrassare per essere squartato e mangiato? Infatti vede, lo stesso dice, un porco non viene in mente, invece un uomo sì. È un uomo, dunque ha il lusso di poter mangiare come un porco. E può permettertelo, perché anche se in classe non verrà scannato, ma un porco no, un porco intelligente, per non farsi scannare o per vendicarsi di coloro che lo vogliono scannare, deve mangiare poco, mantenersi magro come la damina di Sapedella. E allora, signor Lavaccara, si attenda a mangiare serenamente il suo porco, signor Lavaccara. E mangi il porco, come se lo mangi. Sì. No, il porco no. No, il porco no. Questo va bene. Il porco no. Ogni anno circa 180.000 persone decidono di destinare il 5 per 1000 ad AIL e sostenere la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. Non lasciare che questa malattia spezzi i sogni di tante persone. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. I fondi ottenuti sono impiegati a sostegno della ricerca e dei servizi di cura e assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Banca Agricola Popolare di Ragusa. Una storia orientata al futuro.
Eccoci amici, bentrovati, consueto appuntamento con l'informazione dell'indice canale 178. Ditelo a tutti gli amici che si vede bene su Ragusa e su tutta la Sicilia. Grazie per la sensibilità, per l'aiuto che ci avete dato in questi 400 giorni di guerra. E a proposito di aiuto, ieri, oggi è il 21 giugno, è entrata l'estate, abbiamo parlato dell'estate, ne riparleremo, però ieri ci siamo dimenticati, o meglio nella foga, di parlare del primo volo dell'aeroporto di Comiso, per parlare dell'estate, ci siamo dimenticati di dire che ieri era la giornata del rifugiato, che è una cosa molto seria se consideriamo tutto quello che sta accadendo in questi giorni con il drammatico naufragio della Grecia, con quello che è accaduto stamattina vicino Lampedusa, con un barcone che si è rovesciato e tre persone che sono disperse, erano una quarantina che arrivavano. Il problema è chiaramente molto serio, perché abbiamo a che fare con persone che fuggono da situazioni, almeno in parte, da situazioni particolari e vanno a cercare un posto migliore per vivere. Quindi abbiamo davvero a che fare con dei rifugiati. Però il problema è che questa storia dei rifugiati crea anche tutta una serie di grandi difficoltà. Allora oggi c'è stato questo convegno, c'ho qua il volantino, trasformare la fascia trasformata. Allora stiamo parlando di una situazione economica molto importante per il territorio ibleo, perché la fascia trasformata è quella che fa riferimento, diciamo, alla costa dove sono nate le serre, dove sono nate tutte quelle iniziative economiche che in qualche modo hanno fatto crescere il PIL, tant'è vero che si dice che dalle nostre parti quello è l'oro verde, cioè i prodotti che riusciamo a produrre, i prodotti li produciamo e li commercializziamo. Però sta accadendo una cosa abbastanza preoccupante, cioè ci sono delle situazioni di degrado molto evidenti e molto gravi, soprattutto per quanto riguarda le donne. E in questo convegno di oggi, vedete la relatrice in questo caso, che ha parlato proprio della violenza sulle donne, ma non anche, può esserci una violenza che può essere anche fisica e sessuale, ma la violenza sulle donne soprattutto per quanto riguarda il problema del lavoro, perché le donne sono, in base ad alcune ricerche, sono le più fragili da questo punto di vista e quindi vengono facilmente costrette a lavorare con meno soldi, a fare turni massacranti, insomma tutto quello che noi sappiamo. Allora, abbiamo fatto questa intervista, sentiamola, parla proprio del degrado e delle donne, ma anche nel discorso dei migranti. Vediamo. È un fenomeno a parte quello della, diciamo, del traffico di migranti, comunque delle migrazioni, è un fenomeno, diciamo, che è strutturale, perché le migrazioni sono un fenomeno strutturale. Purtroppo diciamo, i migranti e le migranti incorrono in forme di violenza che riguardano sicuramente il percorso migratorio e purtroppo talvolta anche la loro permanenza qua in Italia, no? Quindi basti pensare a fenomeni come appunto la tratta di persone piuttosto che lo sfruttamento,
lavorativo, sessuale, un'attività illecite, è chiaro che diciamo, è un fenomeno che si ancora fortemente al tema delle migrazioni. Non mi sento di dire che cresce in relazione al tema delle migrazioni, soprattutto se parliamo del tema delle violenze domestiche, perché in realtà sappiamo che la violenza domestica colpisce le donne italiane e le donne straniere, così come gli autori sono uomini italiani o uomini stranieri. Diciamo che se invece parliamo di sfruttamento, e nello specifico di sfruttamento lavorativo, come dicevo prima, è chiaro che è un tema molto legato alle migrazioni, perché sappiamo benissimo che i lavoratori e le lavoratrici sfruttate sono sia di nazionalità italiana, ma c'è anche un'altissima incidenza di lavoratori e lavoratrici straniere. Questo perché per una molteplicità di fattori, ma anche per il fatto che sono persone diciamo che sono tecnicamente anche più ricattabili, no? E quindi anche più sfruttabili, sì, assolutamente più fragili. Cosa si può fare? Ecco, allora, rispetto al tema dello sfruttamento, le cose che si possono fare sono tantissime. Diciamo che una dei fattori principali, ne parlavamo proprio poco fa, è quello di lavorare in rete, no? Quindi di mettere insieme le forze che le varie istituzioni, sia pubbliche ma anche penso gli enti privati, hanno, le varie competenze che ciascun ente ha proprio per fare un lavoro di rete e permettere l'emersione delle situazioni di sfruttamento, ma anche ovviamente poi la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici sfruttate, fino anche appunto poi, che quello secondo me è diciamo l'obiettivo principale, il contrasto poi, no, del fenomeno in sé. Stessa cosa mi verrebbe da dire rispetto al fenomeno della violenza di genere e la violenza domestica. È, purtroppo la violenza di genere è una violenza strutturale, lo sappiamo benissimo, e è un problema estremamente complesso rispetto al quale ovviamente non ci sono risposte semplici, no? Ci deve essere una risposta istituzionale, sociale, politica, e di nuovo che implica un lavoro di rete sostanzialmente. Consuelo Bianchelli, ecco la dottoressa che abbiamo intervistato, che ha tenuto una relazione. Cosa si può fare? È chiaro, c'è stata anche la dottoressa Mallemi della prefettura, bisogna in qualche modo garantire, fare rete, la parola è molto sfruttata naturalmente, però anche questo non è che ci sono molte altre soluzioni. Bisogna garantire a chi ha problemi di denunciare, di segnalare, di parlare, senza poi però rischiare definitivamente di andare a casa. Anche questo è il rischio reale. Quindi da questo punto di vista il convegno è stato molto interessante. Però vi devo anche dire che il convegno è stato inserito tra l'altro in un'attività di formazione dell'ordine dei giornalisti. Poi c'è infatti stato un intervento da remoto con una delle nostre diciamo componenti del consiglio di amministrazione dell'ordine dei giornalisti per parlare dell'informazione. Allora, l'informazione su queste cose, è chiaro che noi dobbiamo avere anche un'informazione, noi, per dare l'informazione che sia più chiara e più comprensibile possibile. E lì ci troviamo in un campo molto delicato. Come si fa a entrare, per esempio, in queste aree delle città di frontiera? Come si fa a capire a che punto è il degrado per cui poi bisogna intervenire? Che informazione possiamo dare noi? Noi possiamo dare l'informazione quella più immediata, quella che vediamo giorno per giorno, le persone che chiedono aiuto, le persone che vivono in condizioni difficili, queste le possiamo dare. Ma in verità bisogna anche avere un altro tipo di informazione, e in questo caso ci viene in aiuto possiamo dire il sindacato, sì, il sindacato, la CGIL. C'è Peppe Scifo, che è il segretario provinciale della CGIL, che era presente al convegno, e su questo tema, che è molto importante, trasformare la fascia trasformata. Come dicevamo, la fascia trasformata, capite cos'è? Come la trasformiamo?
può diventare un punto, un momento di crescita economica? Come? Questo è il grande problema. Tutte queste serre, tutto questo impegno ha poi la possibilità di far vivere tutti nel modo giusto? Sentiamo Peppe Scifo. Intanto vuol dire, ad esempio, capire se ci sono segnali positivi di cambiamento e cercarli di coltivare e intanto di farli emergere. Siamo sempre dentro un contesto di prevalenza delle criticità sul tema del lavoro, dello sfruttamento, della negazione di diritti, ma ci sono anche degli elementi importanti di cambiamento che coincidono ad esempio con l'ingresso di nuove generazioni nel mondo della gestione delle aziende agricole. Ci sono pratiche ad esempio sul piano commerciale nuove e alternative che bypassano, no, il tema classico della filiera dove spesso si arricchiscono in pochi a svantaggio dei tanti che lavorano, e ci sono anche buone pratiche, anche se non sembrerebbe, sul tema ad esempio della gestione ambientale. Tutti questi elementi sono già in, in nuce, piccoli elementi di trasformazione che vanno assolutamente valorizzati, e questo è il primo compito di questo progetto, perché se noi parliamo di sfruttamento lavorativo, lo sfruttamento lavorativo si materializza in relazione alla vulnerabilità dei soggetti. Le faccio un esempio: un italiano che ha la possibilità, grazie ad una rete di sostegno familiare, di sottrarsi ad un salario di 30 euro al giorno, lo fa e si trova un'alternativa. Un immigrato che vive di grandi fragilità e vulnerabilità non ha altra scelta che accettare quel salario. E allora c'è chi capisce, chi ha capito questa cosa, e allora le 30 euro possono anche diventare 25 euro. Questo è un fenomeno che c'è anche nella nostra fascia trasformata, e questo progetto, assieme ad altri e ad altre attività, nel caso quotidiano come quelle che fa la CGIL, vanno proprio a contrastare queste forme di grande degenerazione in un comparto dove ci sono anche le eccellenze, dove ci sono anche le realtà del rispetto delle persone, del riconoscimento dei diritti, ma le situazioni di sfruttamento si determinano soprattutto in relazione alla fragilità dei soggetti. Però per chiudere, la fascia trasformata di oggi non è più quella di ieri. Ma non lo è più nel bene e nel male. Intanto nel male, che ormai credo che si è diffusa la consapevolezza del fatto che quel modello là è un modello ormai insostenibile per tanti aspetti, ma lo è anche insostenibile per chi ci lavora. E quando parliamo di lavoro, parliamo sì del lavoro dipendente, ma c'è anche il lavoro autonomo. I piccoli che rimangono soffocati dentro un contesto di filiera che li fagocita, e quindi c'è anche il tema dell'insostenibilità ambientale, lo stiamo vedendo con l'avvio di quest'estate, che cosa significa. Quindi c'è assolutamente bisogno di un cambiamento, non è quella di una volta, però credo che oggi c'è la consapevolezza, e questa consapevolezza però deve arrivare soprattutto alle istituzioni, a partire dagli enti locali, che su alcune questioni, come ad esempio il tema dell'isolamento di molti lavoratori che lavorano appunto e vivono nelle campagne, va affrontato da un punto di vista sociale e istituzionale, così come il tema del degrado ambientale. Su questo c'è molto attivismo pubblico, sociale, ma c'è ancora una debolissima risposta istituzionale. Dai rigogliosi pascoli degli Iblei, dalla laboriosità dei casari, dalla trasformazione del latte intero crudo prodotto nei periodi di pascolo con essenze spontanee, dalla lavorazione artigianale della pasta filata, nasce il Ragusano DOP, formaggio tipico con denominazione di origine protetta, sottoposto ai controlli che ne assicurano la massima sicurezza alimentare. Certificato, rintracciabile e garantito, raccomandato dal Consorzio di Tutela, riconosciuto dal MIPAF. Lo trovi nelle salumerie e nei punti vendita. Scegli il Ragusano DOP e sai cosa mangi.
Grazie allora a Peppe Scifo. Giornata del rifugiato. Vi devo dare ancora una notizia. Si è svolta poi oggi questa giornata in un paese che si chiama Santa Domenica Vittoria, che è in provincia di Messina. Non c'entra niente con Vittoria. Santa Domenica Vittoria. C'è stato questo convegno a livello regionale. Il dottor Paolo Ragusa, che è uno dei dirigenti, dice: il lavoro è priorità. Se parliamo di integrazione, è la vera chiave di volta, è proprio cercare di dare il lavoro. Ed è per questo che loro hanno pensato ad uno strumento meraviglioso, se funziona, che mira a sviluppare il mercato del lavoro straniero, ovvero Migrants Work, cioè lavoro dei migranti. La prima piattaforma privata che favorisce l'incontro tra la domanda e l'offerta lavorativa. Ci mancherebbe altro, è quello che ci voleva. L'imprenditore ha bisogno di un certo tipo di manodopera, perché certo non ha bisogno di laureati in economia, ha bisogno di lavoratori nelle serre, nei campi, e fa questa richiesta. Il migrante, che poi mette a posto le sue carte, si può iscrivere in questa piattaforma, qualcuno lo aiuterà e potrà andare a lavorare. È una bella cosa, a patto, come diceva poi la dottoressa Mallemi, che il lavoro sia dignitoso e venga pagato in modo dignitoso, 30 euro al giorno. Allora io mi rendo conto che, ma guardate che in giro ci sono persone che 30 euro al giorno neanche se lo sognano, e non sono migranti, certo. Quindi il problema è capire qual è la linea in cui bisogna operare anche nel nostro territorio. Ci sono giovani che lavorano in supermercati, non voglio, che fanno 12 ore e non ci arrivano a 30 euro al giorno, per dire. Detto questo, volevo solo ritornare su questa cosa, sarebbe molto interessante. Abbiamo parlato l'altro ieri, se vi ricordate, della manifestazione Platani in festa. Una manifestazione che ha visto in quell'area, che è la via Viale dei Platani, 5.000, 7.000 persone, tutti contentissimi, mangiare i cavatelli e cose del genere. Io ho detto che però in questo momento bisognerebbe anche pensare ad altre aree di questa città, no? Oltre ai Platani. Per esempio, la zona, quella di Ragusa, di Via Roma fino poi a Piazza Maria Occhipinti, la rotonda, ecco, lì sappiamo che c'è molta etnia. Allora, in quella città c'è un ristorante, si chiama Da Marianna, dove si fanno degustazione di piatti tipici africani sapientemente preparati. Ecco, io non so perché ci sono 50 ristoranti giapponesi, tutti ci mangiamo sushi, ci siamo specializzati in sushi, ma ci sono le cucine etniche, quelle appunto africane, che sono straordinarie. Sarebbe molto bello che l'assessore Di Grandi, visto che si diverte a fare con le macchinine là di legno, potesse in qualche modo pensare a fare qualcosa dove è più difficile fare, no? Quindi dove si può fare anche una certa integrazione, bisogna farla. E sarebbe veramente interessante. Ma non con l'assessore Di Grandi, parliamo con devo dire che è stata una campagna elettorale molto interessante, però io ho pensato di sentire quelli che sono stati i protagonisti di questa intensa e forte campagna elettorale, proprio un po' per sentire come è andata, le voci. Ora è finita. Allora, avvocato Cultrera, candidato per il centrodestra. Allora, iniziamo da come ve l'aspettavate un po' che questa cosa finisse così? Buonasera, intanto grazie per l'invito.
Diciamo che era un po' nell'aria, si avvertiva, anche se sicuramente non con queste percentuali. Credo che sia stata una sorpresa per tutti, un consenso di oltre il 60%, 63% per il sindaco uscente. Onore al merito, è stato però bravo. Però non ci sono questi numeri, cioè onestamente no? Non li abbiamo, non li avete neanche visti, perché se mi avessero detto guarda che lui è col 60%, manca iniziare a fare la assolutamente la cosa. Sì. Ma ripeto, neanche lui se lo aspettava, neanche i suoi se lo aspettavano. È successo qualcosa, gli ultimi 10 giorni abbiamo avuto un po' il sentore che qualcosa in città fosse cambiato, stesse cambiando, sicuramente parecchi voltafaccia e traditori che, caro direttore, non mancano mai, anche noi ne abbiamo avuti. Ci vuoi pensare che qualcuno che faceva parte di qualche coalizione? Probabilmente avrà Ragusa, i ragusani hanno avuto paura della possibilità di un cambiamento a favore di uno degli altri tre e hanno fatto quadrato, come dice il proverbio, meglio conosciuto che un buon accanusce, certo. Quindi si sono, questa è bella, hanno fatto... noi diciamo chi cambia la strada vecchia con la nuova, vabbè sì, come esatto, meglio tinto conosciuto, meglio tinto conosciuto che un buon accanusce, me l'hanno detto proprio in campagna elettorale, sì, sì. Sta cosa, c'è cioè, uno magari graziosa. Quello lo sai, sai come ci devi combattere. Quello poi come fai? Più che altro combatte, insomma, sai quello no, sì, che... Sì, siamo a combattere. Sì. Siamo a combattere, sappiamo no? Quello che ha fatto, quello ma, che non ha ma fatto. Ma come si fa nelle partite di calcio e si chiede all'allenatore, ma abbiamo perso 4-0. Dove abbiamo sbagliato, a parte che la squadra era forte? Allora, io ritengo che per quello che riguarda la nostra coalizione non abbiamo sbagliato in nulla, e lo dico con un attimino di presunzione forse, nel senso che quello che era nelle nostre possibilità è stato fatto, ci siamo presentati alla città per quello che eravamo, a differenza di qualcun altro non abbiamo mai raccontato di asini volanti o di cose impossibili e irrealizzabili, siamo stati molto concreti, laddove le richieste dei cittadini sapevamo che non avrebbero potuto avere un seguito, con molta lealtà e onestà, così come appartiene al mio modo di essere, al mio modo di fare, l'ho detto chiaramente, qualcuno forse non ha gradito, qualcuno si è lasciato lusingare, sicuramente ci siamo spesi e abbiamo fatto quello che era nelle nostre corde fare, poiché il risultato almeno in parte poteva essere diverso se i soliti volta a gabbana, perché caro direttore ho imparato una cosa e in politica ancora una volta, chi tradisce una volta tradirà sempre, c'è stato chi ha tradito 10 anni fa e ha tradito oggi, vedi caso sempre gli stessi nomi, sempre le stesse persone, sempre le stesse modalità. Mi piacerebbe che qualcuno dicesse nome, cognome, indirizzo, ma non si può. Ma tu sei uomo avvezzo alla politica, sai bene. Però a se chi lo dico io sono facciamo... una malalingua. No, sei uno che ha sempre detto la verità. Sono quindi una malalingua che però racconta le cose, cioè per quello che probabilmente alla fine qualcuno ha detto. Ma qui la situazione è così, ma meglio, neanche così, meglio stare. Perché vedi, se fosse quello, ancora potrebbe starci. Però io mi riferisco a un fatto ancora più grave, che una personcina, un uomo piccino, che ripeto 10 anni fa tradì e determinò le sorti di Ragusa col suo tradimento, perché non avremmo mai avuto un governo 5 Stelle nel 2013. Eppure ci fu una persona che riuscì a determinare la vittoria dei 5 Stelle, ma non perché lui fu bravo, perché fu piccino all'epoca, una sorta di scienziato della politica che sa tutto, no? Allora lui le sue strategie ce le studia prima, ma poi non le azzecca mai. E ancora una volta si è lasciato convincere, forse magari convinto che come sempre lo candideranno a qualcosa, ora abbiamo le provinciali a breve, tu pensa, questa persona, potessimo mai vederla candidata, una cosa veramente, e magari si è lasciato, è un nostro consigliere, perché la lista insieme, non dimentichiamo che ha preso, gli mancano 46 voti per far scattare il consigliere, e se questa persona fosse stata leale, oggi avremmo un altro consigliere con noi. La storia però
va... 46 voti. 46 voti, poca roba, e purtroppo è andata... Sì, perché anche mancano pochi voti al fatto che, per esempio, Riccardo Schirinà potesse entrare in consiglio comunale. Quella è un'altra storia, quella è un'altra coalizione, io no, non entro nelle dinamiche di altre coalizioni, guardo alla mia... Ma anche questo fatto che, diciamo, in corso d'opera avete cambiato... il candidato. Allora, sicuramente ci sono stati una serie di fattori che hanno determinato contribuito a determinare il risultato. Sicuramente la scelta che in un primo momento era stata fatta di indicare un candidato che poi è stato sostituito in un corso d'opera non ci ha aiutato. Alcune persone tradizionalmente vicino a noi avevano già assunto impegni con le liste del sindaco Cassì e sono rimasti a quel punto su quella strada. Ma ripeto, non sarebbe cambiato. Guardiamo a oggi, ecco, e auguriamoci il bene per Ragusa. Guardiamo al futuro. Come sempre si dice in queste occasioni, ma è un patrimonio che non può essere misconosciuto o dimenticato. L'avvocato Cultrella è un patrimonio. Che cosa ne facciamo ora dell'avvocato Cultrella? Per esempio c'è un partito, non lo so. Questo non sta a me deciderlo. Però uno deve dire ci sto o non ci sto. Io mi considero sempre un soldato e mi piace questa parola perché l'ho sempre fatto. Quando c'è stato da impegnarsi, dare disponibilità, metterci la faccia, ho sempre dato la mia disponibilità se ho creduto in un progetto. Ancora una volta, se dovesse essere utile alla coalizione, al partito e quant'altro. Perché c'è da rifondare la disponibilità. Un'area di destra. Sicuramente un'area di destra in questo momento, anche per le ultime vicissitudini legate a Forza Italia, che di fatto abbiamo visto un partito inesistente, morto a Ragusa, c'è stato l'impegno di questo gruppo di giovani dirigenti neofiti in qualche modo della politica che si sono spesi. Però insomma, sicuramente un risultato al di sotto di qualsiasi aspettativa, soprattutto legato alla storia del partito. C'è Fratelli d'Italia che oggi si ritrova senza un coordinatore cittadino, perché per scelta del coordinatore provinciale sono stati azzerati tutti i coordinamenti cittadini. Quindi ha deferestato un po' di persone, va. Diciamo, ha scelto, ha fatto le sue valutazioni. Direttore, è vero che nessuno ha titolo e motivo per stare sine die a ricoprire un ruolo. Siamo tutti di passaggio, fin tanto che siamo utili alla causa comune è giusto che ci spendiamo e diamo il nostro contributo. Nel momento in cui non abbiamo più la volontà, non abbiamo più la forza, non abbiamo più le idee per stare a servizio di quella causa, è giusto che si dia magari spazio ad altri nella speranza di... Quindi diciamo che nell'ottica chiaramente di una ricostruzione, perché dopo le elezioni ora si fanno i conti, si guarda, ecco, l'avvocato Cultrella diciamo dice presente, ma senza fare allusioni. Io ci sono. ci sono, mettiamola così, ci sono e meglio. Vabbè, dai, avvocato, io ringrazio l'avvocato Cultrella che è stato candidato alle scorse elezioni. Ma non mi dici niente del comune, come stanno andando le cose? Vuoi sapere? Guarda, facciamo così, la vedi a casa, perché ora faccio il commento dopo queste interviste. Perché dopo mi dicono che ci sia un po' di... C'è un po' di maretta. Io mi auguro che questa nuova giunta, con i pro e i contro, gli uomini forti e gli uomini debolissimi che fanno parte, inizino però onestamente a lavorare. Dal giorno in cui c'è stata l'elezione tanto si è parlato di continuità amministrativa, talento del merito, delle scelte, di chi è stato riconfermato, questa continuità famosa, io non la vedo. Però voglio dire, è come se ci fossimo dimenticati di tutti i suoi problemi e di tutto quello che era stato promesso. Abbiamo una stagione estiva alle porte, abbiamo il lungomare, abbiamo i problemi, abbiamo il lungomare, non ci sono le gocce,
completo e non credo che aprirà per l'estate, almeno forse aprirà ma poi richiuderà perché non riuscirà. Abbiamo tante cose, abbiamo una piazza San Giovanni e qua veramente ti dico il centro storico, inaccettabile che l'assessore nominato dice sì, non lo so, ora vedremo, sappiamo che è difficile. Fino a ieri avevi la soluzione, oggi mi viene a dire che è difficile. Lo sappiamo che è difficile, ma iniziamo a mettere in atto. La città ha bisogno di risposte da ieri, non da domani. E allora, siccome battaglierò io anche da da semplice cittadino, battaglierò perché pretendo che l'amministrazione, che è stata riconfermata a furor di popolo, dia le risposte che i ragusani vogliono, che i ragusani meritano soprattutto. Lo avremo qui altre volte perché a noi servono quelli che fanno battaglie, così poi noi gli diamo spazio e facciamo il nostro lavoro. Grazie Avvocato Coltrera, andiamo avanti con il nostro telegiornale. I nostri prodotti raccontano una storia meravigliosa. È la storia delle nostre famiglie. È la storia della nostra terra. La Sicilia. Grazie allora a Giovanni Coltrera. Abbiamo chiesto anche agli altri candidati di venirci a trovare per fare una chiacchierata come questa. Dice Giovanni Coltrera, però qualcosa me la devi fare dire, perché effettivamente stanno accadendo delle cose strane e fanno un po' impressione perché erano tutti del volersi bene, tutta la stampa era molto vicina a Cassì, eppure abbiamo visto che c'è stata qualche lamentela, a parte io che ho chiesto che venisse fatta un po' di scerbatura, si sono lamentati delle navette che vanno a Ibla, io ce le passe, perché io gliele darei le navette. Ovviamente metterei i pullman di linea, uno paga, l'orario è quello, tu lo sai, e chi organizza tutto volume impara a fare gli orari come si deve, non mettere tutti insieme in lo stesso giorno sette cose, perché gliel'abbiamo detto tante volte, ma la testa no, cioè lui non accetta nessun consiglio ed è questo il problema delle amministrazioni che praticamente non sono proprietari delle manifestazioni. Dice ma che c'è la sua? Ha fatto lui a tutto volume, che ti può dare confidenza a te? Certo, magari gli si dà un po' di contributo, però magari gli si può dire senti, e noi che concentriamo tutto in due giorni, la gente ha bisogno delle navette, corre. E ho visto gente salire a piedi, è bello, da Ibla, ma insomma, io a scendere ci potevamo fare, ma a cenare tutti i scali, ho visto l'assessore Giuffrida che aveva un po' la lingua di fuori, perché si era fatto da salire tutte le scale in Corsa Italia per andare poi a vedere in piazza San Giovanni o in piazza Matteotti. Allora non si possono fare delle cose diverse? È questo. Allora c'è stata questa lamentela, e come mai? Erano tutti così amici e fratelli. Poi c'è la questione delle dimissioni. Si è dimesso Giuffrida, si è dimesso Adamo, però ancora non si è dimesso D'Asta, non si è dimesso Gurrieri, che però si dovrebbero dimettere per lasciare spazi. Non sappiamo per esempio cosa farà l'ex assessore Clorin d'Arezzo. Io ho chiesto al sindaco di spiegare cosa vuol dire mantenere per sé le deleghe del turismo e della cultura, e mi ha detto che deve fare un gruppo di esperti di cose, ma non credo che sta preparando tutto per Clorin, nulla di male, la dottoressa Clorin d'Arezzo è una persona di grande spessore culturale e una guida, sa bene come fare, ma diciamolo, senza bisogno di fare tutti questi giochetti, voglio fare un comitato, un gruppo o una cosa del genere. E poi c'è il discorso dell'attenzione. Piazza San Giovanni, ne abbiamo detto, possibile che non si può intervenire. Piazza San Giovanni continuano a farle le cose. Ecco, tutto questo naturalmente deve essere in qualche modo messo a regime. Sappiamo che
alle prime giunte già c'è stato qualche screzio su qualcosa di urbanistica, poi bisogna capire quanto possono muoversi gli assessori, cioè l'assessore può decidere di creare un appuntamento su una cosa che sta che al sindaco piace molto, che però non farebbe parte della sua delega? Ecco, queste sono le domande che ci poniamo e ce le porremo dopo in modo più chiaro. Un problema che abbiamo in questa nostra provincia, anche se l'area di copertura non c'è per Modica, è il problema dell'acqua. È intervenuto Ignazio Abate, ha chiesto l'intervento della Protezione Civile, ma c'è anche da notare che l'onorevole Campo è andato a Modica, dove addirittura c'è gente che da 2 anni non riceve l'acqua. 2 anni. Sentiamo questo spot dell'onorevole Campo. Allora, onorevole Campo, l'abbiamo trovata in auto mentre faceva anche il suo lavoro di mamma, perché ogni tanto bisogna fare anche il lavoro di mamma. Allora, onorevole, questa risposta della SAC, come al solito molto ironica nei confronti di chi si occupa dell'aeroporto di Como, come possiamo rispondere a loro? Ma io ho inviato un accesso agli atti per conoscere il piano industriale dopo l'accorpamento di Soaco in SAC. Praticamente quando ci fu quell'incontro al Teatro Donna Fugata Ibla, direttore, c'era anche lei, sicuramente lo ricorda. Certo. E quindi è passato tantissimo tempo. Mi rispondono adesso, dopo parecchi giorni, penso che sia trascorso un mese, che è il tempo massimo, ecco, che viene dato per dare risposte di accesso agli atti. Dicendo che non ho diritto, insomma, di avere alcuna risposta perché non sono una persona interessata sui fatti. In buona sostanza mi rispondono come se fossi un comune cittadino che fa una richiesta, ma di fatto non è così, perché c'è una normativa, è una prerogativa parlamentare poter fare accesso agli atti. Non serve neanche una motivazione, perché è il normale svolgimento della nostra attività ispettiva. Anzi, sarebbe male se un deputato eletto dai cittadini, che viene investito di tutta una serie di problematiche legate all'aeroporto di Comiso, in questo caso sappiamo che sono stati cancellati 7 voli Ryanair, che c'è stato un grave danno economico per il nostro territorio, sarebbe grave se io non avessi fatto l'accesso agli atti, perché è il mio compito specifico di parlamentare, è svolgere attività ispettiva. Quindi, avvocato, onorevole, però sembra che abbia il carbone bagnato, perché se non ci fossero problemi, io come società direi: vuoi vedere il piano industriale? Te lo facciamo vedere subito per dimostrare qual è la situazione. Invece questo non è stato, è una difesa, giusto? Ah, sì, a parte che hanno mostrato una mancanza di trasparenza, ma mi è sorto anche il dubbio che non esista alcun piano industriale a questo punto, perché è da tempo che lo chiediamo, già è passato più di un mese. Io ho inoltrato nuovamente richiesta oggi stesso, spiegando insomma quali sono le prerogative parlamentari e allegando tutta la normativa di riferimento, anche se mi sembra veramente assurdo che SAC non la conosca. Hanno un mese di tempo per rispondere, dopodiché dovrò necessariamente fare un ricorso al TAR, perché non posso chiaramente accettare che un deputato venga trattato in questa maniera. Giustissimo. A questo punto però Comiso, con tutto il rispetto per gli amici dell'Aero Italia che si stanno impegnando, Comiso è lì con un volo al giorno e nessuno prende provvedimenti, nel senso il sindaco, il presidente della regione, che si sta facendo? Niente. Ma oggi so che c'era un incontro tra il sindaco di Comiso e il presidente Schifani, però di fatto non abbiamo avuto notizie sull'esito dell'incontro. Io non sono sinceramente molto fiduciosa, perché se continuiamo a fare quello che abbiamo fatto nell'arco di questi 11 anni,
È chiaro che non troveremo mai una soluzione. Bisogna fare qualcosa di nuovo, l'ho sempre detto qual è il mio punto di vista, e revocare la concessione a chi fino ad oggi non ha saputo portare in attivo l'aeroporto, perché 11 anni di perdita chiaramente sono inaccettabili. Ma al di là di questo, magari ricevere i documenti con il piano industriale ci avrebbe permesso anche di studiare e comprendere magari delle cose, delle strategie. A questo punto non capisco perché questa risposta di SAC è appunto questa mancanza di trasparenza, ma anche mancanza di documentazione. Cioè, non vorrei appunto che si navighi e si brancoli sempre nel buio, perché non c'è alcun interesse a sviluppare l'aeroporto di Comiso. Questo sarebbe gravissimo. Credo che sia così. Grazie onorevole Campo, ci scusi se l'abbiamo disturbata mentre giustamente aveva grazie a voi. Un pomeriggio semplicemente l'acqua, bene assolutamente necessario, ma 2 anni senza acqua è incredibile. Ma allora scusa, il sindaco Abbate, l'ex sindaco Abbate, che faceva il sindaco, ma scusa, cosa ha fatto per quell'area? Non lo so, vabbè. Allora, torniamo un attimo a quella giornata di 10 anni fa, quel 21 giugno del 2013, quando abbiamo fatto il primo volo sull'aeroporto di Comiso con un aereo, diciamo, preso dalla nostra società, quella che è proprietà di Teleblea, proprio per dimostrare che si possono fare certe cose, e le abbiamo fatte. Con tutti e tutto, Catania avversava, non voleva che si aprisse l'aeroporto, poi l'hanno aperto 1 mese e mezzo dopo, non gli hanno fatto neanche la spruzzata dell'acqua, proprio per dimostrare che non ci consideravano neanche. E allora, a questo proposito, volevo tornare un attimo su quell'articolo che ha fatto il sito buttanissima.it. Non è una cattiva parola, perché il nome del sito io non è che lo posso dire in un altro modo. Allora, buttanissima.it faceva riferimento a questo fatto che è sbarcato qua da noi EasyJet, e l'ha preso un po' in giro, dice che c'è una delusione, perché sa che ci aspettavamo, ci portano 2 voli a ottobre su Malpensa, che poi pensate dovrebbe farlo Wizz Air in estate. Allora facciamo 4 voli, insomma, troviamo altre soluzioni. Però poi alla fine c'è scritto, c'è molti vorrebbero che la SAC andasse via, e lì c'è un intervento dell'amministratore della SAC, Torrisi, che dice: ah, io già ho preparato un conto corrente, perché farò querela, no, a tutti quelli che me ne hanno dette di tutti i colori, non io gli ho detto solo che si era comportato non educatamente, perché era venuto a chiedere soldi al Comune di Ragusa. Invece sui siti gliene dicono di tutti i colori, ma di tutti i colori davvero, pesantissimo, andate via, insomma, la parola più, non me le posso dire, sennò poi quello mi querela. E allora io mi chiedo, ma una persona che vede migliaia di commenti contro di lui, contro il suo operato, contro la SAC, ma non gli può venire il sospetto di dire: cazzarola, forse ho sbagliato qualche cosa, cioè forse qualcosa che ho fatto, forse abbiamo buttato soldi, forse queste cose non le abbiamo fatte. Ecco, non gli è mai venuto questo sospetto? Beh, allora è duro. Beh, allora, insomma, a questo punto, se non riesce a capire che 10.000 persone ce l'hanno contro lui e lui insiste, non abbiamo cosa fare. Detto questo, spero che lo capisca. Io vi saluto, vi lascio con Gianni Papa, che parla con Elio Criscione di cani, di piccoli animali, dell'amico dell'uomo. È sempre interessante. Grazie, noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Questa è Teleblea. Questa sera riabbiamo il piacere di avere un caro amico, un ex telebleino da sempre, dai tempi iniziali, il dottor Elio Criscione, medico veterinario, con il quale parleremo di un argomento
che penso che tocchi tutti, perché come tocca tutti il caldo, tocca tutti questo improvviso, lo sappiamo tutti che ormai arriva all'improvviso, troppo non se ne va quasi mai, arriva all'improvviso, il cambio di stagione, c'è questo caldo. Allora, Elio, perdona, tu sai che la mia ignoranza del campo di animali di affezione, che è il tuo ramo particolare come veterinario, e come dicevano ai tempi di miei e tuoi, come diceva il professor Occulti, sesquipedale, ma insomma, quanto soffrono, innanzitutto parliamo di cani e gatti, poi se ci sono differenze fra di loro, il caldo, questi animali? Allora, io ti dico questo. Un po' più forte di voce. Ti dico questo, sono un po' giù di voce. Quando mi hai mandato il messaggio, ero sulla strada del ritorno, venivo da Siracusa. Dove faceva ancora più caldo. Dove faceva ancora più caldo. E ho avuto, a parte poche idee, poco tempo per mettere insieme un po' di idee, a Siracusa faceva veramente caldo. Sono stato una mattinata ad ammirarne le bellezze, però sono stato una mattinata al caldo e sotto il sole. E mi è venuto di pensare che probabilmente un cane o un gatto avrebbe sofferto questo caldo e questo sole più di me, che temperature che hanno messo un po' a dura prova il mio sistema di regolamento della temperatura, di termoregolazione, e sono convinto che cani e gatti, un cane o un gatto avrebbe sofferto più di me. Ma soffrono allo stesso modo o fra cane e gatto c'è una differenza? Soffrono allo stesso modo. Cioè tutte e due hanno la stessa soglia di sofferenza rispetto sì, al caldo? Sì, sì. Perché mentre la mia termoregolazione si basa su due fattori, la respirazione e la sudorazione, cane e gatto non sudano. O quantomeno l'unica parte del loro corpo che suda sono i polpastrelli, i cosiddetti polpastrelli, che poi sono i cuscinetti, è meglio di chiamarli. Ma anche per il cane? Anche per il cane. Per quindi, questo tirano sempre fuori la lingua. Tengono, quindi l'unico modo per la termoregolazione è la traspirazione attraverso la lingua e il respiro. E naturalmente temperature che ho sopportato io mentre ero a Siracusa, a cani e gatti avrebbero dato un po' di fastidio. Scusami, il discorso vale anche per il freddo o cambia? Il discorso per il freddo sì, anche loro lo sopportano meglio comunque. Non è detto. Ah, anche perché da noi il freddo comunque è più regolato rispetto al caldo. Non è detto, no. È il caldo che lo soffrono parecchio. Ma comunque possono andare in ipotermia con il troppo freddo e in ipertermia quando certo, è parecchio umano. Caldo. Come l'essere umano, solo che noi abbiamo qualcosa in certo. più di loro. E quindi come avviene la termoregolazione nel cane e nel gatto? Principalmente ecco, attraverso la traspirazione. Come si può difendere il cane o il gatto dalla... E come possiamo aiutarlo allora, a intanto parliamo del mantello del cane e del gatto. Il mantello del cane e del gatto ha delle funzioni protettive, li protegge dal caldo e dal freddo. Quindi fa da isolante termico? Fa da isolante termico. Il cane e il gatto, quando ecco, dall'inverno si passa all'estate, come sta avvenendo adesso, che fanno? Noi che facciamo? Il cambio di stagione, no? Togliamo gli abiti certo. pesanti e mettiamo quelli leggeri. Il cane e il gatto fanno la muta, cambiano il pelo, eliminano tutto il pelo lanoso che li ha protetti dal caldo e mettono del pelo setoso che li protegge. Il pelo lanoso li protegge dal freddo e il pelo setoso che li protegge dal caldo. Questo pelo non fa altro che formare una specie di intercapedine. Ho capito. Per cui li protegge, ma non solo li protegge dal caldo, li protegge anche dai raggi solari, dai raggi ultravioletti. Certo. Noi mettiamo come su HIV. Noi mettiamo le creme protettive, certo. ma i cani e i gatti non mettono questo. E quindi possono avere anche problemi da questo punto di vista. Per esempio il gatto, specialmente quelli che hanno un colore molto chiaro. Sono più suscettibili. Certo. Uno nero, certo, sono più sensibili. Senti, ma noi esseri umani,
in teoria razza dominante, come possiamo aiutare il nostro cane, il nostro allora, gatto di casa? Parlando del mantello, innanzitutto evitando di fare l'errore di fare tossare il cane. Questa è una cosa interessantissima. Perché quando fa caldo noi ci togliamo tutto quello che è possibile per sentire. E allora pensiamo, perché noi facciamo l'errore di rapportare tutto il, a noi purtroppo, di pensare che tosando il cane lo rinfreschiamo. E lo rinfreschiamo davvero per le feste, perché gli creiamo un danno. Quindi è chiaro che il mantello del cane va curato, va spazzolato spesso, eventualmente si dà un'accorciatina, dipende anche dalle razze, e questo i tolettatori lo sanno. Cane e gatto sempre o solo cane? Cane e gatto, e questo i tolettatori lo sanno meglio di me come, ma non bisogna rasarlo troppo corto, altrimenti si fa un danno al cane. Il cane soffrirà di più il caldo, subirà i raggi solari e avrà grossi problemi. Ho capito. Sentiamo, sotto il profilo all'essere umano, siccome dice chiaramente, cerca di non pigliartelo mai direttamente il sole, stai all'ombra, poi esiste discorso o meno dell'aria condizionata, ma soprattutto gli dicono bevi, o bevi o consuma alimenti ricchi di acqua, tipo verdure, eccetera. Esatto. Per cani e gatti? Vale la stessa cosa. I cani e gatti devono bere molto. Devono bere acqua fresca, possibilmente acqua corrente. Per esempio per i gatti ci sono dei rubinetti che danno continuamente acqua corrente nella loro ciotola, in modo da, man mano che si consuma, l'aggiungono, si aggiunge quest'acqua, in modo di avere sempre acqua fresca e pulita. Lo stesso può valere anche per il cane, è importante questo. A volte si può, se le temperature sono troppo alte, si possono mettere anche dei cubetti di ghiaccio. Ho capito. E per quanto riguarda l'alimentazione? L'alimentazione si può, si deve, intanto l'alimentazione, gli orari dell'alimentazione vanno cambiati eventualmente. Cioè adattati al periodo. Adattati al periodo. Cioè? E quindi bisogna darlo nelle ore più fresche. In modo quindi che... la mattina presto e la sera tardi. Esatto. E il cibo, bisogna, per esempio, se il cane o il gatto mangiano mangime secco, bisogna cambiarlo, sostituirlo col mangime umido, perché dà un maggiore apporto di liquidi. Quindi praticamente non è molto diverso dal discorso degli esseri umani. Da questo punto di vista no. E leva mi ricordo curiosità, ogni tanto noi vediamo le scene, il gelato. Il gelato. Allora, guarda, tempo fa leggevo delle ricette per fare il gelato per i cani e i gatti. Sì, l'ho letto, l'ho visto anch'io che esistono. Sì, allora però... Non voglio discutere su questo. No, va bene, come poi sono delle esagerazioni, veramente. Però... Ma eventualmente si possono fare, eventualmente, non è che... dei frullati di frutto, di verdura, che poi vengono messi negli stambini, nel freezer, e poi vanno aggiunti alla dieta. Ma se uno gli dà un poco del gelato normale? Vabbè, un po' ogni tanto gli si può dare, dai, non è il gelato di nocciola, senza esagerare, insomma. Certo, magari evitare il cioccolato assolutamente, certo. Ma qualche cosa così, una leccatina, non dispiace. Anzi. Senti un po', ma alla luce di questo, una curiosità personale, ti ripeto perché tu sai che io sono un'ignoranza proprio abissale, soffro anche loro nel dormire, come l'essere umano, per il caldo. Sì, anche loro hanno problemi, se fa troppo caldo, perché respirano affannosamente, hanno bisogno di un posto ventilato, e quindi anche loro possono avere i loro problemi. Quindi eventualmente il ventilatore magari non è orientato su di loro. Allora, è sempre, anziché il condizionatore, è meglio il ventilatore. Però magari non essere, orientato. Deve essere rivolto verso l'alto. L'importante è che l'aria venga cambiata e venga messa in movimento. Una cosa, questa domanda mi fa pensare al gatto. Il gatto, i gatti in generale amano il caldo, se stanno vicino al focolare, quando stufa, c'è un raggio di sole ci stanno. Si dice acciambellato sulla perfetto. Stufa. Perfetto. A volte si capita che si mettono al sole e si possono addormentare.
E qui in questo caso rischiano un bruciatore, un colpo di calore, un colpo di sole potrebbe venire, quindi bisogna stare attenti. E quando, quando c'è la stagione, ecco, la stagione calda, l'estate, è bene fare in modo che stiano in ambienti ben riparati, proprio per evitare anche questo problema. E ventilati. E ventilati sempre. Perfetto, benissimo. Allora, siamo in chiusura, ringrazio il dottore Gasconi, che come sempre non solo ci ha detto con la sua consueta professionalità e conoscenza, ma anche, come posso dire, vorrei darle a questa parola, diciamo, ha umanizzato, nel senso ci ha resi partecipi, me per primo, ripeto, di ignoranza crassa in materia, del fatto che poi tutte queste grandi differenze non ci sono, anche per il cane e il gatto, vedete questa bellissima immagine di cane, di gatto, cioè al sole, può valere la regola aurea, in negativo o in positivo, non fare oppure fai agli altri quello che vorresti facessero a te, cioè ti mettono all'ombra, ti danno da mangiare roba buona, roba non particolarmente complicata, chiaramente roba fresca, possibilmente roba chiaramente che si smercia facilmente, quindi che tu sai che sei sicuro che non è passata, che non è difficile, e poi se gli puoi mettere un ventilatore vicino, il cane o il gatto te ne saranno sicuramente grati. Andiamo a chiudere, dimmi. Quello che dici va bene, però stiamo attenti, evitiamo di umanizzare cani e gatti. Ah, no, guarda, rispettiamo la loro diversità. E cioè, questo, guarda, ti faccio un esempio. Il cane che lasciato in macchina rischia di morire quando ci sono temperature del genere. Non è un essere umano. Perfetto, rischia di morire. Non ha la possibilità di aprire il finestrino alto. Questo vale anche per i gatti. Stiamo attenti. Lo stesso vale per i gatti. Un'altra differenza, attenzione, noi possiamo aprire il finestrino, magari uscire fuori dal finestrino il braccio. Loro no. Attenzione, io li vedo, molti cani che tengono la testa fuori dal finestrino. Vabbè, questa è colpa dei padroni, credo. Sì, ma purtroppo. Anche perché se passa la macchina. E questo è pericoloso, lo so. Specialmente per gli occhi dei cani. Perché la ventilazione, possono arrivare delle schegge, può arrivare qualsiasi cosa, quindi vi prego, non fate gli esseri umani. Perfetto, allora non grazie. Non potevo fare ai cani. Ai cani. Grazie ancora al dottore Criscione e buonasera a tutti. Dietro tutto questo scatenamento, una genetica, una predisposizione genetica ad avere questo, cioè abbiamo l'informazione nel nostro DNA, ad un certo punto si scatena, tutto è programmato perché ad una certa età si verifichi quello che lei ha appena detto? Assolutamente sì, noi abbiamo nel nostro patrimonio genetico un particolare assetto cromosomico che è quello che noi individuiamo e studiamo nel cromosoma 6, dove vi è un assetto genetico che noi definiamo come aplotipo HLA, che predispone proprio ad alcune patologie autoimmuni, come per esempio anche al diabete di tipo 1, e che talvolta fa presentare queste patologie autoimmuni anche associate tra loro. Non è raro il trovare anche la concomitante presenza di altre patologie autoimmuni nei soggetti che hanno il diabete di tipo 1, come la tiroidite autoimmune, come la celiachia.